No, ma mi piace il fatto che tu associ in qualche modo la professione, diciamo così, alle nostre nonne. E la riflessione che diceva Luca riguardo il fatto che le nostre nonne, come le conosciamo noi, non ci sono più, e non perché via via invecchiano molto, molto meno di me e Luca, che invecchiamo molto, molto, molto prima, ma perché le mamme di adesso e le nonne, quelle che saranno nonne tra qualche anno, saranno le esperte del microonde io sono un ignorantone, spero di non fare figure troppo brutte, o dei pomodori a dicembre. Sì, esatto. Giusto, e quindi questa cosa qui non va bene, perché il mondo sta andando verso quella direzione lì, ma noi ne parliamo spesso qui in radio, Luca, io sono un osservatore, diciamo un credente del fatto che ogni anno ci mangiamo sempre le risorse rinnovabili sempre più velocemente, quindi arriviamo al giorno del non ritorno sempre prima, anno dopo anno, e se non ci mettiamo in testa che questa cosa qui non va affatto bene, le nonne future, i nostri pronipoti, i nostri prononne avranno il pomodoro piccolino che verrà da qualsiasi parte del mondo e che costerà probabilmente 5 euro, 8 euro al chilo, non avendo nulla delle caratteristiche intrinseche del pomodoro. No, assolutamente. Guardate, io ho avuto la fortuna di incontrare un produttore di pomodorini adesso io ve lo dico come me l'ha detto lui, del piennolo, ma oggi mi hanno bacchettato dicendo che si dice del piennolo. Sostanzialmente alle pendici del Vesuvio ci sono delle coltivazioni di questo pomodorino rosso DOP che cresce in terreni che sono ovviamente a base di lava e di fuliggine, e questi pomodorini vengono venduti a grappoli che tu li puoi prendere a settembre, appenderli in un luogo asciutto e mangiarli maturi e non rinsecchiti fino ad aprile. Qualche zona della nostra penisola ha ancora la fortuna di avere, come dire, delle zone naturali protette da mamma natura, dal signore o da chi vogliamo noi. Quando mia figlia sarà, che ha 15 anni, sarà una nonna, probabilmente non si assaggeranno più certe cose. Questo è quello che io, diciamo, sono un po' vecchio nel mio modo di cucinare, perché continuo invece a cercare di andare a ritrovare i sapori veri. Vi dico una cosa, non la pubblicizzo, non è una cosa che voglio pubblicizzare, però sono orgoglioso di essere stato invitato a cucinare per Capodanno in un castello medievale nella provincia di Asti in Piemonte, dove farò un menù esattamente a base di portate medievali. Io vi assicuro che per me è stata una figata allucinante questa proposta, perdonatemi il francesismo, ma a partire dal creare l'ippocrasso, cioè il vino speziato, al preparare delle ricette che abbiano come base ingredienti che erano presenti nel nostro continente solo prima della scoperta dell'America. È veramente stata una sfida di studio letterario, storico, culinario, ma soprattutto sarà una sfida poi cercare di riproporre dei sapori che ovviamente non saranno uguali agli originali, perché non abbiamo più gli ingredienti originali, però ci provo, provarci non porterà sempre a qualche cosa di buono. Ma certo, però caro Dario, tu non sai una cosa, che se vuoi assaggiare le ricette che prepara questo signore, non devi aspettare il 31 dicembre e soprattutto non devi andare in Alta Italia, vero Luca? Assolutamente sì, Dario, sia tu che tutti gli ascoltatori che sono in questo momento, e Luca Giovannucci mi ha detto che raggiungete i 17 milioni di ascoltatori a serata. Io oggi non so oggi quanti siamo, però va male, sì, quando va male siamo modesti. Quando va male, esatto. Siamo modesti. Allora io adesso faccio la marchetta, ma non faccio la marchetta per Luca Zara, faccio la marchetta per un amico caro. Allora, come voi sapete, io sono un docente di una scuola di cucina e quando i miei allievi finiscono il loro percorso didattico, io deontologicamente parlando, a livello di non conflitto di interessi, divento loro amico, non sono più il loro docente, il loro tutor. Uno di questi allievi, che si chiama Ivano Coppola, che è di Velletri, mi ha chiamato qualche settimana fa e mi fa:
a Luchè ho comprato un locale che si chiama Il Nuovo Monastero, che fa parte di un locale che si chiamava Il Monastero a Velletri, e l'ho preso e ho cominciato la mia attività. Che ne pensi di venire giù e fare una sfida Lazio-Juve da Torino a Roma e fare una bella sfida in cucina dove andiamo a proporre dei piatti, degli antipasti primi, secondi e contorni e dolci laziali e piemontesi? Io gli ho detto sì, ma siccome il tuo locale è un antico monastero, lo facciamo in chiave medievale, riportiamo la storia in cucina. Ivano ha accettato e il 7 di dicembre io sarò a Velletri insieme a Chiara, la mia compagna, fedele compagna, ma soprattutto manager e organizzatore deus ex machina delle mie attività, che mi ha detto: se andiamo, facciamolo medievale. Quindi lo facciamo medievale, che non vuol dire che facciamo cose in intimità con l'armatura, ma che cucineremo ricette originali medievali, dove l'unica cosa che non sarà medievale, perché Ivano mi ha chiesto per favore famo la sbrodolona, saranno i bucatini alla matriciana che avranno il sugo, perché il pomodoro non è arrivato, non era nel medioevo, ma è inventato, certo. Però faremo tutte ricette, se volete venire ad assaggiare, noi saremo lì il 7 di dicembre, l'indirizzo è piazza, aspettate che c'ho un attimo di lapsus freudiano perché sto rincoglionito anch'io un pochino, comunque Il Nuovo Monastero di Velletri è in piazza Trento Trieste 23, il titolare si chiama Ivano Coppola, che è un mio ex allievo e grande amico, che ha un anno in meno di me, quindi è una persona che le mani in cucina le mette da tanti anni, e ne vedrete, ne assaggerete delle belle. Ci sarà anche un personaggio molto molto in alto a livello di conoscenza nel mondo del gossip, soprattutto nel mondo della politica, nel mondo dell'economia mondiale, che si chiama Luca Giovannucci. No, Madonna del Carmine. Mamma mia. Mi ha promesso che porterà del vino. Sì, è vero. Bisogna assaggiare qualcosa di buono. Dario, se vieni sarai mio ospite come Luca. Io faccio il garzone, vengo molto volentieri. Veniamo sicuramente. Grazie, veniamo, Luca. Grazie ragazzi, avevamo bisogno dei lavapiatti. Grazie. Esatto, e noi saremo lì sicuramente. Non mancheremo. Allora sabato 8 dicembre, giusto? 7. Lo so, ma io non voglio lavare i piatti. Venerdì 7 dicembre. Venerdì ragazzi, 7, venerdì l'ho già iscritto su Facebook. Luca, ti ringraziamo molto. Grazie a voi, ciao. Grazie. A presto. Ciao Luca. Ciao. Where I come from, when the sunshine, can't you feel?
Direttamente la mia ultima hit, Tomorrow, di Dario Pepe con Laura Ucedine. Adesso la stiamo ascoltando in sottofondo. Spero per mercoledì prossimo di tornare ad avere una voce umana e non da oltretomba, da zombie. No, sembro un fumatore accanito. Ma che fumatore? Bevitore. Bevitore. Purtroppo il fumo no, perché mi dà fastidio la puzza. Da ragazzo ho provato a fumare le sigarette al mentolo. Ho capito che non mi piacevano e non ho comprate più. E un'altra volta i sigarelli ogni tanto. Non è vero, è un po' che non li fumo, quello sì. Ma non è radio fumatela, è radio per bacco, non è radio fatele un'altra. Che facciamo? Radio fumatelo? No, noi facciamo una cosa, il 7. Il 7 venerdì, il 7 ho un impegno, il 7 ho un impegno. Ah, bravo, a Velletri da Luca. Al vecchio monastero, al nuovo monastero. Ci fumiamo un sigarello. Il toscanino? Me lo offri tu? Mi offri il toscanino? Tu devi fumare il toscanino? Non fumo ancora. Guarda un po'. Amici. Un bel tutti e quattro. Io, te, Luca e il proprietario della villa. Come la vedi? Ma io la vedo benissimo. Perfetto, un distillatino per finire. E poi e dormiamo là. Poi i primi carabinieri diciamo: mi raccomando, fate piano che sennò ci svegliate. No, il giusto, sono d'accordo con te, bisogna sempre fare le cose con la capoccia. Oggi a Radio Roma Futura, in Austria, in austriaca, siamo arrivati quasi alla fine, con non ben so. 2 ore di trasmissione senza interruzioni. Aspetta a dirlo, sto toccando ferro, ormai è così, sto toccando ferro, basta. Perché manca poco alla chiusura, non voglio dire niente. Io dico solo una cosa, chiudiamo con una scelta, con una canzone. A proposito, ringraziamo, scusa per il ritardo, sempre quella santissima donna di Claudia che fa queste playlist veramente belle, e abbiamo avuto anche conferma dai nostri ascoltatori, quindi grazie. Ci ho messo un po' a mandare da questa playlist perché era pronta già da 3 puntate, ma come mio solito ho avuto delle difficoltà che oggi sembrerebbe... No? Zitto, non... Basta, ormai è passata. Noi siamo oltre. Dalla ex puntata 59 di Radio Perbacco, dalla 60, da mercoledì prossimo, esatto. Siamo lanciati. Noi speriamo che questa puntata vi sia piaciuta. A noi è piaciuta molto. Anche, sembra a questo punto, caro Dario, caro Luca, la trasmissione è finita qui. Lasciare tutto e partire, quale consiglio seguire? Dare da me, ascolto te, chissà come va a finire. Tutta la vita chiusa dentro una valigia, dove si va? Fuori città, la strada giusta in salita. Quello che conta è il viaggio, ma quello che conta di più è sapere dove vai. Riesco a girare il mondo stando qua, chiudo gli occhi e bye bye.